un ruolo determinante, diciamo, nella determinazione del sito, che è tutto perché hanno influenzato addirittura il modo in cui la battaglia è stata combattuta. E torniamo di nuovo a quello che diceva il professore, che le navi hanno fatto questo largo giro prima di convergere di nuovo sul Capo d'Urso, e quindi possono aver influenzato anche lo sparpagliamento di quelli che sono i detriti della nave e gli oggetti che vi erano sopra. Questa invece è un'altra immagine, appunto, dove vediamo una specie di rete impigliato sul frontale, che quindi si è stracciato, causando anche un danno alla barca che pescava. Però vediamo come queste tracce sono, diciamo, più o meno coerenti, cioè vanno tutte più o meno nella stessa direzione, dalle più fresche, cioè quelle più marcate, a quelle proprio che si intravedono, quindi sono più lontane nel tempo. E questo è un grosso problema, almeno a questa profondità. Speriamo che... La profondità più o meno quant'è? Qui siamo intorno ai 100 metri. Ah, ai 100, sì. Sì, 100, 120. 120, sì. Sì, più o meno. Siamo lì, sì, sì, metri, sì. Quindi poi il fondale era un po' più giù. Però essendo molto piatto, non c'era necessità di alzare e abbassare lo strumento. Questa che vedete nel mezzo è l'ombra dello strumento, però è talmente piccola, diciamo, che basta unire le due immagini e si ha una fotografia completa del fondale. Poi ovviamente essendo una griglia di ricerca si passa prima così e poi in maniera perpendicolare, quindi si copre, diciamo, anche quella che potrebbe essere una minima parte che non viene individuata proprio per la presenza dello strumento stesso. Come vogliamo andare avanti? Prima di tutto, dicendo può andare avanti autonomamente, in più c'è questo nuovo progetto con l'Università di Birmingham, la Sovrintendenza Archeologica della Campania e l'Università di Salerno, e che vedrà sicuramente, molto probabilmente, coinvolto lo stesso CERIT, la stessa città di Amalfi. Si chiama Amalfi Coast Survey, per ora non ha un nome molto definito, però diciamo lo scopo è quello di continuare le campagne di ricognizione in tutta la costa di Amalfitana, un lavoro che stranamente prima non è stato mai fatto, nonostante la ben nota attività marinaresca della costiera, sia del centro di Amalfi sia in tutti i centri proprio localizzati lungo la costa. Questo progetto si svolgerà all'interno di un progetto molto più ampio, che è quello dell'Università di Birmingham, che è il progetto MISAMS, cioè, come è detto in inglese, la mappatura degli spazi abitati del Mediterraneo, concentrati soprattutto sulle comunità costiere e sui contatti che esse mantenevano. Questi sono gli enti coinvolti, gli obiettivi del progetto sono quelli, appunto, di capire l'evoluzione e i contatti tra queste comunità marittime all'interno dei differenti periodi storici, quindi a partire dall'età romana fino ad arrivare al Medioevo. Ovviamente la parte che ci interessa di più è tra la fine dell'impero e il XII-XIII secolo, cioè quando c'è un regno unitario, quindi in Sud Italia. Perché? Perché per quello abbiamo moltissime fonti, mentre invece per il periodo precedente, il periodo di passaggio, ce ne sono di meno. Ce ne sono molte relative ad Amalfi, però soprattutto di quello ci sono pochi dati archeologici provenienti da contesti sommersi. Quindi noi saremo interessati a riempire questo vuoto, quindi per sostanziare le argomentazioni derivate dalle fonti, confermarle, oppure scoprire nuovi dati e cercare di inserirli nel contesto. Le premesse di questo progetto sono di carattere, come posso dire, hanno alla base un lavoro di site catchment analysis, che significa di mettere insieme dati provenienti da singoli contesti chiusi, ovvero sono state analizzate più di 850 pubblicazioni di scavi su relitti e contesti archeologici sommersi, dove ci fossero almeno 30-40 reperti, in cui ad esempio un caso poteva essere che lo scafo della nave è stato completamente decomposto, disgregato dall'azione biologica e chimica, ma si è conservato solo il carico. Quindi mettendo insieme tutti questi dati sono stati formati questi poligoni. I puntini che vedete sono relitti o concentrazioni di materiale archeologico. Per ogni puntino è stato realizzato questo poligono. Come? Studiando la provenienza dei reperti di ogni singolo relitto e creando quindi un poligono tra i punti di provenienza degli oggetti e il luogo di affondamento del relitto.
da questo sono state generate, ad esempio, mappe di questo tipo, caratterizzando con un colore i reperti provenienti da determinate aree, quindi il Mediterraneo occidentale, cioè dal Mar Tirreno fino alla Spagna, in rosso, il Mediterraneo centrale, quindi la zona dell'Egeo e della Grecia, diciamo, che guarda verso occidente, in blu, e la zona del Levante, della Turchia, dell'Egitto, in verde. Mischiando, ad esempio, questa è la schermata relativa al primo secolo avanti Cristo, si hanno queste interazioni, in cui ci sono dei luoghi con dei colori molto marcati, quindi dove c'è molto rosso e molto verde, non sono avvenute grosse interazioni, mentre invece qui, come nella zona appunto del sud del Mar Tirreno, a partire proprio dalla penisola sorrentina amalfitana fino alla Sicilia, alla Calabria e poi l'Adriatico, soprattutto nella zona del Mar Ionio anche, vediamo che c'è un intenso scambio. Questo perché? Perché erano proprio zone di trasbordo, zone di contatto tra differenti culture, zone in cui i materiali passavano da un settore all'altro. Quindi vediamo appunto una ricca interazione di diversi colori, moltissime sfumature. Questo è molto importante perché ha consentito appunto di scegliere la costiera amalfitana come luogo in cui testare le metodologie e i risultati del progetto, non solo, dato che questo tipo di ricerca non era mai stato fatto, un luogo in cui poter contribuire in maniera decisiva alla conoscenza di nuovi dati e quindi per confermare sia le tesi già fatte e avere nuove domande a cui dare risposta. Ovviamente si può anche ridefinire in scala più piccola quello che abbiamo fatto tutto il Mediterraneo, ad esempio qui solo il Mediterraneo occidentale, caratterizzando di nuovo con colori diversi, ad esempio la costa tra Gibilterra e Marsiglia, tra Marsiglia e Roma, tra Roma e la Sicilia e tra la Sicilia di nuovo tornare a Gibilterra, di modo da vedere anche qui come i reperti delle singole zone, quindi non più di tutto il Mediterraneo occidentale ma delle singole coste, vanno ad interagire tra loro, quindi definire i contatti, definire le rotte e quindi il sistema di commercio e anche di frequentazione delle differenti comunità marittime. Ovviamente queste sono appunto quello che pianifichiamo di fare e le ricadute che pensiamo possa avere sul territorio, sulla conoscenza e magari anche sul turismo, perché ovviamente venendo a conoscenza di nuovi dati possiamo confermare delle versioni storiche piuttosto che altre, possiamo aumentare la nostra conoscenza di alcuni avvenimenti che finora... Il turismo subacqueo di cui tanto si parla e che sembra avere appunto sempre più uno sviluppo, quindi diciamo ci sono molte cose. Come dicevo prima, appunto ci concentreremo soprattutto su una profondità massima di 40 metri, perché è molto più facile intervenire in prima persona, ci mettiamo le bombole, scendiamo e andiamo a vedere che cosa con gli strumenti abbiamo individuato. E